tornata con un nuovo video. Giuro che l'ultimo video che mi vedete vestita e truccata come gli altri. Ma come vi ho già detto, avevo un pochino di tempo libero e quindi ho preferito registrare un po' di video anche per recuperare un attimo. E come vi avevo anche già anticipato, non ci sarà il video dei Most Played di novembre perché ho usato davvero pochissime cose per pochissimo tempo. Ma oggi vi farò vedere i miei prodotti finiti. Non sono tanti, non c'è tantissime cose nuove, ma insomma ci tenevo a farvi vedere, quindi magari non verrà un video lunghissimo, sarete contentissime di questa cosa. E quindi dai, iniziamo subito. Come sempre inizio dagli shampoo, che sono purtroppo gli stessi che vi ho fatto vedere lo scorso mese, ovvero come sempre al lato troverete gli inci di tutti quanti i prodotti. Se di qualcosa non c'è, basta che mi chiedete giù come commenti, magari vedrò di darvi una mano. E allora ho finito due degli ultra dolci all'estratto di mango e fiori di tiare. Ormai sapete che di questi avevo fatto la scorta a Castel Romano, quindi finché non li finirò ve li subirete ogni mese. Ma diciamo sono anche contenta di averli presi perché, come vi dico sempre, sono degli ottimi shampoo e mi piacciono tantissimo, lavano benissimo, li rendono morbidissimi e sono davvero perfetti. Mentre non mi fa impazzire, non mi fa impazzire diciamo il fratellino balsamo, che infatti questo mese non ho nemmeno utilizzato. Ma per quanto riguarda lo shampoo, ve lo straconsiglio e poi ha un odore che a me piace tantissimo, permane abbastanza sui miei capelli, anche su di me, come sapete, è difficile che permanga l'odore. Quindi questi senz'altro, cioè, non so quanti ancora me ne siano rimasti, ne ho aperto uno nuovo proprio ieri, però penso che appena li finisco, stoppo un attimo e cambio, tra virgolette, gusto, perché dopo un po' mi stufo. E ho finito anche, come lo scorso mese, il balsamo alle 5 piante, e che mi piace tantissimo, specialmente se usato in combo con il suo shampoo, è davvero fantastico. L'unica cosa che non mi fa impazzire è l'odore un po' di erbetta, insomma. Però il balsamo ne va usato un bel pochino, eh. Poi sarà che è un periodo che ho i capelli che si impicciano subito, sono pieni di nodi, oltre che ne perdo a quantità industriali, cioè penso che prima o poi diventerò pelata a forza di pettinarli. Poi capire, ci faccio pure la piastra, quindi non gli do, cioè, senz'altro una mano. Però al momento è l'unico balsamo che, anche se ne devo utilizzare parecchia quantità, me li va poi abbastanza a sciogliere, a rendere morbidi, a nutrire. Perché anche, come si chiama? La crema ristrutturante che sto usando adesso, che non vedo l'ora di finire perché non mi sta facendo impazzire, ed è quella lì, se non sbaglio, sempre estratto di mango e fiori di diarrea, se non ricordo male, e non me li rende morbidi come voglio, o perlomeno non mi scioglie benissimo i nodi. Quindi ogni volta è un po' un trauma perché perdo davvero tantissimi, tantissimi capelli. E quindi insomma questo senz'altro lo ricomprerò. Fatemi sapere se magari avete qualche buon balsamo da consigliarmi, anche magari con un buon inci, e anche se questi non è che siano proprio eccellenti. E se magari avete lo stesso mio problema, cioè io se faccio così sento che si sono già formati i nodi e li ho appena lavati e piastrati, quindi questa cosa un po' mi turba. Poi l'altro shampoo che invece ci tenevo a farvi vedere, ma ogni volta lo butto. Cioè, lo buttano perché non lo uso io, ma mio padre. Ed è questo qui dell'Angelica, l'Angelica Officinalis. Ed è uno shampoo antiforfora ortica e ginepro. Ringraziando il cielo, questo problema non ce l'ho, ma ce l'ha mio padre. Anche qui trovare uno shampoo che comunque non ingrassi troppo il capello, ma che vada a levare allo stesso tempo la forfora, non è una cosa molto semplice. Tipo, si trova benissimo con quelli della La Vera, ma al momento non ce l'avevamo in casa e abbiamo provato questo qui dell'Angelica, e devo dire che gli sta piacendo davvero tanto. Quindi insomma mi sento di consigliarvelo. Ho visto anche l'inci, non è proprio dei peggiori, e sembra che sia un buono shampoo. Insomma, so che parecchi insomma hanno questo tipo di problema ai capelli, e quindi mi sento di consigliarvelo questo shampoo, anche perché è anche abbastanza economico. Altro prodotto per i capelli che è finito, non del tutto perché abbiamo perso il tappino, tipo dopo un anno, è questo spray della testa nera. Si chiama Seta Fluida Gloss Express Repair Spray per capelli spenti e sciupati. Praticamente questo qui
noi lo compriamo tipo ormai da 2 anni ed è praticamente il primo step che facciamo sia io che mia madre prima di asciugare i capelli, perché tra l'altro è l'unica cosa che mi li spiccia, perché quando esco dopo se metto, anche se ho messo crema, balsamo, tutto quello che ci si può mettere, io continuo ad averceli impizzati. E spruzzando questo, non molto perché sennò li tende ad ungere, e passando la spazzola comunque manda via tutti quanti i nodi e rende i capelli davvero molto molto morbidi. E è ovviamente senza risciacquo, contiene cheratina liquida e ha un incise che fa spavento, fa davvero spavento. Ma non riesco a trovare niente che me lo sostituisca, perché anche prima di mettere l'olio, adesso sto usando il Nash Argan che adoro, devo comunque prima mettere qualche altro prodotto che me li renda comunque pettinabili. E questo io lo adoro, l'abbiamo già ricomprato. Qui c'è lo spray che non si sa che fine ha fatto, infatti ne è rimasto tipo pochino perché non riusciamo a usarlo. Comunque l'abbiamo già ricomprato e già lo stiamo riutilizzando perché ci piace davvero tantissimo, anche se purtroppo l'INCI è quello che ha. Poi ho finito questo qui, io non so se possa interessarvi come cosa, però ho detto vabbè, lo farò vedere. È un olio, si chiama 31 Erbe, che presi su le classiche bancarelle quest'estate, che vendono tutte cose naturali, tipo essenze, oli, cose così. Ed è un olio, e ormai la boccetta è tutta appiccicaticcia, che contiene appunto 31 estratti di 31 erbe e officinali. Quindi completamente naturale, insomma, e vi leggo qua dietro, è tipo comodo per tantissime cose, per i muscoli affaticati, per i emicranie, cervicali, gambe gonfie, piedi affaticati, inalazioni, per la rasatura, per la cute e per i capelli. E devo dire che noi l'abbiamo davvero usato in mille modi, soprattutto per i massaggi. E comunque ve lo consiglio, sicuramente lo ricomprerò, penso proprio anche a uno di questi mercatini che di solito adesso ci risuono sotto Natale. E poi una cosa che abbiamo adorato dentro casa io e mia madre è stata questa mini sax che mi è stata data da Yves Rocher, che si chiama Hydra Vegetal ed è un'acqua micellare. E ogni volta con gli struccanti abbiamo dei problemi, tranne con quello della Kills, non so se vi ricordate, ve ne avevo parlato, che ci stiamo trovando benissimo, ma viene anche insomma 18 euro. E invece questa acqua micellare vi dico che è fantastica, davvero fantastica, strucca di tutto, strucca benissimo, non brucia assolutamente gli occhi, non tira la pelle, è davvero perfetta. E tant'è che insomma abbiamo finito questa mini size che era da 50 ml, quindi nemmeno tanto mini, cioè ci è servita per farci insomma una buona idea, e abbiamo comprato il formato grande che, se non ricordo male, abbiamo pagato 7,90 euro, quindi un prezzo anche abbastanza abbordabile considerando che questa mini size ci è durata 2 o 3 settimane, e quindi insomma sicuramente la full ci durerà parecchio, e quindi questa ve lo straconsiglio. Poi come campioncini ce n'è solamente uno che non trovo, eccolo, che è una crema della Planters, ha l'acido ialuronico anti-age, effetto lifting. Questa l'ha utilizzata mia madre, gli è piaciuta tantissimo, perché comunque, come sapete, odiamo tutti quanti le creme che non si assorbono in fretta, che insomma lasciano un po' l'effetto appiccicaticcio, e questa non è assolutamente fra quelle. Questa frangetta la sto odiando, e si assorbe in frettissima e lascia la pelle davvero molto morbida e levicata. Gli è piaciuta davvero tanto, tant'è che era andata sul sito a controllare il prezzo, ci è rimasta un po' male perché se non sbaglio è intorno ai 30 euro, quindi non è proprio fra le creme più economiche, però era buona. E poi infine ci tenevo a farvi vedere le Yankee terminate, alcune ormai sapete che le amiamo, come ad esempio Midsummer's Night, che è quella nera, che vi ho detto già 400.000 volte quanto sia buona, e se non l'avete ancora provata fatelo. E stessa identica cosa per Christmas Garland, che insomma queste due avete visto nel video haul delle Yankee Candle, magari vi lascio qua il link, ne abbiamo prese a valanghe perché ci piacciono tantissimo, soprattutto questa qui, ancora c'è l'odore, soprattutto questa qui Christmas Garland è davvero fantastica. E altra nostra preferita è assolutamente Turquoise Sky, che ha questa essenza di mare, di calma, tranquillità, di spa, non lo so, mi piace tantissimo. Ogni volta che le accendiamo questa
e mi viene proprio un momento di relax totale, è davvero fantastica. E poi abbiamo Amber Moon, che anche questa vi ho fatto vedere che l'abbiamo presa negli ultimi acquisti, che è, ora qua puzzacchia un po', è diventata troppo forte forse. Comunque è molto molto delicata e a me ricorda un po' i profumi maschili, non so descrivervela bene, insomma. Cioè, ormai avete capito che tra me le descrizioni. Di Amber Moon ne avevo due. E poi abbiamo Wedding Day, che è questa qui, che era una totalmente bianca, che anche da qui ha un odore fantastico, leggermente fiorato, ma molto molto delicato. Però forse è troppo perché una volta accesa non si sentiva quasi nulla, quindi questo è stato un po' un peccato perché a sentirla così sembra davvero molto molto buona. È vero anche che queste le abbiamo usate con il vecchio bruciatore, che insomma, se avete visto il video sapete quello che penso. E quindi non vorrei che magari non si sia nemmeno sentita tanto per questo motivo, magari la riproveremo, non so. Però questa era davvero, cioè sentirla così è davvero buona. E qui abbiamo un'altra Christmas Garland. L'ultima. Snow in Love, stesso discorso di Wedding Day, che a sentirla così ha un odore davvero buono, non ve lo so descrivere, più forte di Wedding Day, ma davvero buono e molto, come posso dirvi, cioè non ha niente di forte come un'essenza di fiori o dolce, è un profumo molto delicato ma allo stesso tempo persistente, ma una volta bruciata anche questa non si sentiva assolutamente nulla. E infine abbiamo provato questa. Questa io la vorrei riprovare con il nuovo bruciatore d'essenza perché era davvero buona, ma è durata pochissimo. Ed è Lovely Kikyu. Ha un odore fiorato molto molto leggero perché comunque quelli forti non mi fanno impazzire, ma è davvero buonissima, solo che anche questa una volta bruciata è durata davvero poco. Quindi vi ho detto, non so se era ancora il problema del bruciatore, magari li riproverò con il nuovo bruciatore proprio della Yankee. E niente, ragazzi, questi erano i miei prodotti finiti. Vi ho detto, so che non è niente, diciamo, di particolare questo mese, perché comunque non mi sono truccata tanto, quindi di make-up non c'è niente. E queste cosine, la maggior parte di voi shampoo le avete già tutte quante viste, però ci tenevo a farvela vedere, soprattutto ecco, per lo struccanti Ver Rocher, per queste cosine diciamo un po' più particolari. E niente ragazze, questo è tutto quanto, fatemi sapere se avete provato qualcosina di queste cose e vi mando un bacio, ciao! Questo bagno schiuma che ci tenevo a farvi vedere perché è fantastico, è di Pino Silvestre ed si chiama Soffio di Talco. Io ogni volta che leggo Pino Silvestre infarto perché odio il bagno schiuma, quello lì, tutto quello uguale a questo, ma tutto verde alpino, cioè perché non mi fa impazzire. Quindi quando ho letto Pino Silvestre ho detto no, poi invece ho letto Soffio di Talco ed è davvero buonissimo perché questo l'ha comprato mia madre ed è sa proprio di borotalco, non persiste molto addosso, ma ha un odore così delicato, rilassante, non so come descrivere, che è davvero molto molto piacevole. Tra l'altro questo sono 750 ml e l'ha preso tipo in offerta a poco, molto poco, perché era in offerta se non sbaglio d'acqua e sapone, Europlanet, cose così insomma, ed è davvero buonissimo, quindi questo ve lo straconsiglio. E poi un'altra cosa che mi sono scordata, che però tanto ve l'avevo già fatta vedere nell'altro video, ho finito un altro pacco di salviette Laurella, che come vi ho detto mi piacciono tantissimo, sono fatte a nido d'ape, non bruciano assolutamente gli occhi. Io sconsiglio di struccarsi con le salviette, però a volte io li uso diciamo come primo step, ma dopo uso sempre sia un'acqua micellare o un detergente, cioè non mi strucco mai solo con le salviette perché comunque trovo che non puliscano a fondo come una normale detersione del viso. Però comunque sono ottime, soprattutto per il prezzo che hanno, vengono meno di 1 euro d'acqua e sapone e li uso anche ecco mentre giro i video per gli swatch, quindi sono super super comode. Adesso giuro che ho finito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!